pochino. Questa, ragazzi, Vabbè, abbiamo Mauro e Rodolfo, loro vengono da Mori in provincia di Trento. Esatto. Tutte e due? Tutte e due siamo di Trento. Ben arrivati, ben arrivati, ben arrivati. Guarda, vieni qua, avvicinati la Bajur, un po' più vicino. Allora, il vincitore del 39 chi è? Chi è? Sono io, Mauro. Mauro, che si è giudicato il 39 in che modo? Con il braccialetto ho messo le catene da neve intorno al braccio. Ah, me lo ricordo. Era la punta dei braccialetti e lui ha detto, giustamente, Trentino, quindi neve. Esatto. Cioè, il Trentino neve così, certo. Tutti i giorni, a Ferragosto, perturba. Mai visto un fiocco negli ultimi 3 anni? È vero? È vero o no? Ah sì, no, ha nevicato, è vero, in questi ultimi giorni che proprio... Esatto. Voi siete contenti in Trentino perché finalmente è arrivata la neve. Hanno chiuso gli impianti. Esatto. Cioè adesso non è che sono contenti, incazzati, è una beffa, è proprio una pigliata. Infatti la mia era una cosa ironica, era ironica. Dai, brutta sta cosa, non si fa. Bruno, tu che fai nella vita? No, Mauro. Erano settimane che non sbagliavo un nome, vi faccio notare che erano settimane che Sani... Neanche un po' di una distorsione. Ascolta, guarda, Mauro e Bruno sono lì, dai. Cioè, potrebbe c'entra, Mauro, c'entra Bruno. Bruno Giordano. Mauro, vai. Tu che fai della vita? Disoccupato, facevo il falegname e artigiano, chiuso ditta, ancora. Okay. No, perché adesso diciamo una cosa: i ragazzi qua sono già stati i nostri ospiti, esatto, l'anno scorso, quindi si erano già giudicati il 30 lode. Al tempo avevi l'azienda? No, ero chiuso. Ah, già al tempo, sì. Non è che siamo stati noi, voglio dire, a portarti sfortuna. No, ecco, no. No. E quindi voglio dire, per il momento sei in total relax. Total relax. No, dai, mi occupo di campagna, orto, pittine. E allora, bellissimo lavoro, bellissimo lavoro. Vabbè, quindi fai un po' da jolly quando ti chiamano per lavorare. Ma lui c'ha la campagna. Sì, adesso. C'è un po' di terreno di miei, lavoro un po' la campagna, un po' l'orto, mi faccio le piantine. Cioè. Ma senza sti voucher, come le paghiamo le tasse? Perché voi, è quello il problema, anche voi senza sti voucher. Vogliamo il fallimento. La campagna è sua, c'è cioè una volta che lui coltiva che a sufficienza per vivere, va benissimo così. Sembra facile, tu lavori per te e devi pagare le tasse lo stesso. Pazzesco. Pensa un po'. Vabbè. Mentre invece tu, Rodolfo, che fai? Io artigiano. Della qualità, della qualità, della qualità del legno, del legno, quindi falegname. Sì. Alto, qui casca una domanda. Attenzione. A fagiolo. Fai serramenti? Non è proprio il serramento. Non è per... Diciamo che ho bisogno delle ante, no? Ci sarebbero delle ante da levigare. No, ma lì rimane falle tutte, scusami. Mette a levigare le ante. Costa? Fammi fare un preventivo al volo. Quanto costa rimettere a nuovo? Dipende, uno? Dipende. Ti faccio vedere subito un'immagine, un file. Come dipende? Un'anta di una finestra, 5x2, 7x8, 56. Quanto costerà? Devi, cosa fai? Parti da 100, arrivi a 300. Parti da 100, ci metto la lingua del gatto, gli do due colpetti. Rodolfo, Nasti non partirebbe mai da 100. Ma cioè, che parti da 100? Minimo vuole 250. Ma minimo. Che Sani? No, no, fermi sempre tu. Sempre su, Fermi tu, ma che è sempre su? Detto, prendo dei gattini e via. E li tiro dritti. Comunque, voglio dire, cioè, il legno, i serramenti in generale si sa, costa, voglio dire, quindi voglio dire... Sì, io mi occupo più che altro di... non di serramenti ma di piccoli lavoretti, scale, scalette, mobiletti o pavimenti in legno, un po' cose po- allora ci sarebbero da lucidare questo, diciamo, questo parchettino di roba di spia- oh ma tu sei caro però figlio mio che abbia 300 quadro? No, 300 tutta la casa? A fare fatto, signori testimoni, testimoni 300 della casa, hai firmato, ci siamo. No, poi magari Mauro mi viene a dare un aiuto perché giustamente lui con la campagna magari ogni tanto riesce a trovare qualche giornatina. Senza voucher non si fa niente. Esatto. Ma che quel che ha detto voucher? Niente, ha detto Renzi qualcosa? No, niente. Direi di no. Voi siete amici per la pelle perché eravate insieme anche l'anno scorso, cognati, immagino. Cognati siamo. Ah, siete cognati. Quindi ci tengono a sottolinearlo. Esatto, ma quindi condividete la sorella mia. Tua, la sorella di Mauro, sua moglie sua. E la moglie di Rodolfo. Ok, chiariamo l'albero genealogico. Ci mancherebbe che stiamo scherzando. E quindi suo figlio e tuo nipote. Esatto. Perfetto, ragazzi. No, adesso ho ricostruito tutto. L'anno prossimo manderò il figlio. No? Cioè, aspetta, quindi lui è lo zio. Zio. Esatto. Ma sì. Quindi tu hai iniziato al, nel senso, hai iniziato tuo nipote, l'hai portato a dormire, cioè come fa? No, non è troppo giovane. Non ha detto di no, ha detto ancora, ancora giovane. Quanti anni ha Rodolfo tuo figlio? 17 anni. 7 anni? 17. 17 anni. Ha già ciulato. Dai, fa le scarpe a lui.
Ah già, quindi il nipote deve portare lo zio. Zio, sto weekend ti porto un po' a dormire, perché se può vederti col tuo, vieni con me. Leggiamo la scheda di Mauro, appunto Mauro e Rodolfo, l'accompagnatore, di Mori, provincia di Trento. Suono descrittivo, pioggia. Che suono è pioggia? Fammi il rumore della pioggia, vai, vai. Tic, 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 che questa è più una grandinata, secondo me. La pioggia come fa? Sentiamo il rumorista Sani, fai tu la pioggia. Faccio la pioggia, togli tutto, vai. Vai. Sani, questo non questa è la pioggia che batte sulle finestre. Ma cosa? Questo qui sembrava una Bialetti del 62, dai. Faccio. Sembrava, dai. Puoi fare a meno di. Puoi fare a meno di. Della bistecca. Già, allora, già la domanda era partita malissimo. Secondo me stavolta è giusta la domanda e anche la risposta. Puoi significa fare a meno di che? Della bistecca. Cioè, tu non puoi. No, non mangio più di tanto carne. Ah, cioè puoi evitare. Ah, è vegetariano. Sì, la carne più che altro. Mangio pochissimo, mangio poco. Sei vegetariano? Sì, sì. Mangia pochissimo. Lui mangia pochissimo. Guarda, cioè non c'è un filo di grasso, ci avrà il 2% di massa grassa. Vado a correre, vado in bici, faccio un po' di sport. Vedi? Quanto, e non mangia. Quante calorie si bruciano? Boh, tipo so. Quanti chilometri Sani, fai? Vedi la domanda? 7-8 andare e venire, sì. 7-8 chilometri? Sì, sì, sì. In bici? No. E faccio no, anch'io in quelli? Sì, ne faccio 14, quindi. Vedi. No, no. Fai 14-15 chilometri in bici, sì, tutti i giorni? No, solo a fine settimana. Non ti incazzare però. No, si incazza perché queste domande se le fanno quelli che come noi hanno sti problemi. Secondo te lui si è mai fatto domande quante calorie brucio? No, cazzo, ragione, gliene frega. Ragione, questo ragione. Guarda allo specchio e dice, cazzo, va che fico. Andiamo avanti, dice il tuo look preferito, il mio, giusto, perché lui giustamente, sì, personalmente cioè, lui non ha bisogno di guardare le mode, queste cose qua. Look, lui piace così. Io lo definirei un regular sportswear. Credi nell'amore eterno? Sì e no. Statico. C'è scritto sì e no. Sì e no. Sì. Però sarebbe sì e no. Sì e no, nel senso sì quando ti va bene, no quando ti va male. Può essere sì e può essere anche no. È giusto. Se si trova quella giusta, sì. Se no, può essere un'avventura. La domanda più bella non hai risposto. Insulta Nasti, vai, dai, tre parolacce. Prego, vai. E tu che tanto mi capita ogni venerdì è il momento. Vai, prego. Fatti friggere. Ma vai, fatti friggere così. È da un signore, questo è un signore. Eleganza. Si sente che... Descrivi per parole il tuo accompagnatore. Quindi Mauro descrive Rodolfo, dice sportivo. Rodolfo, sei sportivo? Beh, vai in montagna, dai, va a camminare. Sì, allora. Montagna, so. Sì. Allora, vedi, sportivo. Caprione? Capriolo, cappellone. Cappellone. Ho detto capriolo. No, cappellone, non cappellone, no. Un'altra cosa, non si dice. Dai, non mi fate. Cappellone. Serio? Serio. Un ragazzo serio. Ah, si vede che è una persona seria. Dipende. Ragazzi, diciamo che per la plomb è meglio dire così. Poi voglio dire scatenati sabato notte. Vai, senza nessuno che vi guarda. Prova anche per loro per il karaoke mascherato. Parte Rodolfo, poi Mauro e poi di nuovo Rodolfo. 1-2-1-2, prova. 1-2-1-2. Vai. Ti amo, ti amo, ti amo. È una farfalla che scende sbattendo. Ma va a cagare. Però farfalla che scende sbattendo. No, però la risposta era è una farfalla blu. Ma no, che blu, giallo, viola e tricolore. Tocca a Mauro, vai con la seconda, vai. Che poi scusa, è una farfalla che muore sbattendo, che è una cosa tristissima. Vai. Seconda canzone. Spiagge! È quella? Questa non è quella di Fernando, ma è quella di Renato Zero, esatto. Vai. Spiagge immense da solate, spiagge di dune. Di dune. Spiagge di dune. Spiagge di dune. Spiagge. Vabbè. Vai, torniamo a Rodolfo. Ecco qua, questa è facile, facilissimo. Dai. Se telefonando io potessi dirti addio, ti richiamerei. Ti richiamerei. Allora che cazzo è? Occupato, fai repeat. Dai ragazzi, ti lascerei. Ti richiamerei. La morte della canzone italiana. Va bene. Ma che tardi. Ringraziamo Rodolfo e Mauro. Tra poco i nostri saluti di questo Viva Open Day.